perderti questa festa. Ma c'è una pagina in bianco che dobbiamo scrivere noi. Non c'è un giorno come un altro, un giorno nuovo oggi vivrai. Evviva le illusioni, abbasso le discussioni, prendiamoci per la mano. No, davvero, io non ho nessun segreto. È così, non ho segreti. Nini, stai molto attenta perché io riesco a sentire odore di menzogna a chilometri di distanza. E tu sei di menzogna? Eh sì, respiro agitato, mani sudate. No. Tu mi stai... Sì, ho mentito. Molto bene. Mi fa piacere che ti fidi di me. Puoi dirmi tutto. Ecco, io ho mentito perché ho un altro lavoro. Sa, vorrei mettere dei soldi da parte e faccio un doppio lavoro per fare più soldi. Ma ho intenzione di lasciarne uno in realtà e se lei vuole mettere al corrente la signorina Selina, sarò no, io. No, stai tranquilla, non lo dirò a nessuno. Vedi, io sono molto diverso da mia sorella, non so se te ne sei accorta. E poi tu e io siamo amici, o no? Sì. E se vuoi posso essere tuo complice. La lista delle bevande. Ah. A proposito, dovremmo fare un bel brindisi per festeggiare la grande notizia. Che notizia? Notizia sensazionale, l'ambasciatore e la signorina Selina si fidanzano. No, sei sicura? Sì, sono sicura, è ufficiale, è incredibile, vero? Non ne hanno mai parlato. Scrivi. Scrivo. Nini, due punti. Ti scrivo questa lettera perché voglio dirti quello che ho nel cuore. Prima di tutto... Aspetti. Andrò più lentamente, ma tu sii veloce. Tutto. Io sento gli uccellini che cantano. Come una meteora attratta dal sole. A quel punto non riesco più a pensare. Io mi sento svuotato e mi sembra tutto un sogno. Il mondo assume un colore diverso e i fiori, gli uccelli, il tramonto si colora di rosa. E vorrei urlarlo a tutto il mondo. Esprimere i miei sentimenti, che sono assolutamente sinceri, ed è questo quello che conta. Sono dettati dal cuore. Bene. Firmala e consegnala. Dettati dal cuore. Ora, io non riesco a capire come faccia a sapere cosa provo nei confronti di Nini, cogliendo in pieno anche la più piccola sfumatura. Perché provo gli stessi sentimenti, Angelo. Insomma, quando sono innamorato, quando la gente si innamora, dice sempre le stesse cose, no? Certo. Non siamo molto originali, mi dispiace dirtelo, ma è così. Non so, ora mi devi spiegare come ho fatto a confondermi, Chi poteva immaginare che fossero Thomas e Selina quelli che passeggiavano mano nella mano come due adolescenti? No, ho fatto una gaffe terribile, questo non me lo perdonerò mai. Orazio, dove c'è Laila? Comunque, senta, mi perdoni, la prego, non era mia intenzione. Sì, non importa. Dobbiamo parlare. Io non ho niente da dirti. Sì, invece, devi chiedermi scusa, Martin. Scusa? Hai capito bene. Sì, esattamente, un evento importante e l'ospite d'onore sarà la signora Michelle von Rook, che si terrà all'edificio ONG domani all'ambasciata di Santa Juliana. Noi contiamo sulla sua presenza. Contiamo sulla sua costanza. No, sulla sua presenza. Sì, perfetto. Grazie, sì. Davvero gentile anche a lei. Che bello, verrà sicuro, lo segno. C'è ancora tutta questa gente da chiamare, siamo sicuri? Sì, beh, chi lo sa, magari vogliono annunciare il fidanzamento. Non ci posso credere che la signorina Selina e il signor ambasciatore stanno per... Terribile. Si fidanzano, poi si sposeranno, avranno dei figli che io accudirò, perché lavorerò qui per tutta la vita. Nini? Puoi venire un secondo, avrei... No, ora non posso, devo fare una montagna di telefonate. Va bene, perché sai, avrei una lettera che vorrei darti. Una lettera? Per me? E da parte di chi? Da parte mia. Tua? Sì. Beh, dimmi la voce, già che sei qui. Non posso, non mi vengono le parole. Leggi la lettera, è scritto tutto lì.
Sì, leggi la lettera e poi io, ecco, vado, ciao, ciao. Va bene. Ciao, ciao. Bene, 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 sembra proprio che abbiamo un innamorato alle porte. Figurati, è solo una lettera, magari è una lista di cose, sì, da fare. Sì, certo, come no, dai, leggila, sono curiosa di sapere che cosa c'è. Ma scritto. Ma no, non la voglio leggere davanti, dai, a te, voglio leggerla da sola, in tranquillità, dai, in privato. Nini, scusa, non ti avevo visto. Sì, certo. Beh, qui c'è una lettera, è tua, vero? Sì, sì. Bene, Serena è tornata? Non lo so. A dopo. A dopo. Un innamorato che cerca la sua fidanzata, un innamorato con una lettera d'amore. Amore, amore, la primavera è nell'aria, eh? Nini, ti scrivo questa lettera perché voglio dirti quello che ho nel cuore. Dirti quanto mi piace il suono della tua voce, un po' roca e un po' afona. È il modo in cui chiedi scusa. E quando mi parli mi sento un uomo forte. Mi sento una meteora attratta dal sole. E al tramonto c'è quel momento magico, quando tutto si colora di rosa e si fondono il giorno e la notte. Quando tutto diventa dolce e io mi ripeto in silenzio il tuo nome. Nini. Ehi, Nini, ciao. Angelo. Come va? Ti è piaciuta la lettera? Sì. Sì, hai scritto... Cosa? Le cose che non... Dove hai imparato a... Era tutto chiaro? Sì, non immaginavo che scrivessi così bene. Neanch'io, veramente. Beh, stasera, se ti va di andare a fare un giro, prendo la macchina. Possiamo andare in un posto carino. Stasera? Sì. No, non posso uscire stasera perché, lo sai, devo preparare tutto per la sfilata. Ho tanto lavoro da fare. Insomma, verranno moltissime persone e deve essere, certo, tutto assolutamente perfetto, capisci? Magari un'altra volta, se ti va, usciamo? Sì, un'altra volta, perché no? Bene, io torno al mio lavoro. Certo. Angelo, hai chiesto di me? Sì, Juan, volevo vederti, ascoltami. Qui stavano cercando un cameriere per la sfilata. È per domani, è un'ottima cosa. Cameriere? No, no, non sarà, Juan, troppo difficile. Come difficile? È una buona opportunità. Lavori soltanto un giorno e ti aiuterà economicamente. Ma dovrò versare il vino a tutti e se glielo verso addosso. Ma scusa, non ti servono i soldi per la marmitta della moto. Devi ricomprarla. A proposito, con Martin va tutto bene, giusto? Sì, va tutto bene. Perfetto, e quindi tutto a posto. Domani hai un lavoro. Su, che ti divertirai. Allora, mi spieghi che cosa hai detto esattamente? Ho un po' improvvisato. Cecilia ci ha visti in un atteggiamento affettuoso. Avrei dovuto negare, scusa. Quando succedono queste cose, vorrei che chiedessi un mio parere. Loro mi hanno fatto una domanda precisa. Si aspettavano una risposta. Io non lo so cosa mi è successo. Probabilmente mi sono emozionata, scusami. Non importa, sta tranquilla. Non è successo niente. Tranquilla. Il fatto è che Cecilia è piccola e certe cose ancora non le capisce. Ma sì, certo, è ovvio. E Martin? Bah, per lui è diverso, è più grande, sa come funzionano i rapporti tra persone adulte, ha una visione più matura. Hai ragione, sì. Perché? Perché quel tono? No, niente, niente. Serena, stiamo parlando di... No, lascia il braccio, è indolenzito. Hai battuto? Ascolta, lui non ha fatto niente, Tomas. Lui? Lui chi? Hai dato la colpa a me di una cosa che non ho fatto. Beh, sta lontano da mia sorella e non venirmi a dire che non ti piace. Cosa c'è di sbagliato? Allora lo ammetti, coraggioso, da no, parte tua. No, non ho ammesso nulla, ho solo chiesto che cosa c'è di sbagliato. Se è così, non voglio che resti a casa mia. Martin, vieni qui, devo parlarti. Com'è potuto succedere? Spiegamelo, mi meraviglio di te. Ti prego, Tomas, non è stato un incidente, non volevo, credimi. Si è trovata casualmente in mezzo a un nostro litigio. Me la sono presa con lui perché non mi piaceva come guardava ciò. Hai veramente esagerato, te ne rendi conto? Credimi, sì. Martin, io non mi preoccupo per me, ma per i ragazzi. Qualsiasi cosa succeda, date la colpa a me, è assurdo. Ma sta più attento, se tu litighi, non può andarci di mezzo lei. Credimi, è stato un incidente, non volevo colpire Selina davvero. Martin, va bene, è ovvio che è stato un incidente. Ma questo non dovrà più succedere, è chiaro? È chiaro? Sì, è chiaro, certo. Non ti intromettere nelle loro questioni. Ma sono cose che mi riguardano da vicino, Sofia. Non va bene. Tomas ha già una famiglia, siamo noi, capisci? Io non posso accettare questa situazione. Non voglio una persona così nella mia famiglia. Non mi piace che sia lei ad occuparsi dei miei fratelli. Non voglio. E devo poterlo dire. Non mi va di fare finta di niente. Lo capisco, ma devi usare un po' più di logica. Se vuoi essere ascoltato, devi far vedere che sei responsabile. Ti aiuto io. Non dire a Lola che abbiamo fatto pace.
Ciao. Guarda, ciao. Ti piace? L'ho fatto io. L'hai dipinto? Sì. Fa vedere? Ci sarò anche io alla festa che si terrà all'ambasciata. Ci sarà una sfilata e mia madre è all'invito. Tu sei stata invitata? Non ha bisogno dell'invito. Ah. Per lei la mia casa è sempre aperta. Può venire quando vuole. Bene. Ti piace? È fantastica, davvero. Mi piace molto. Ti ho interrotto prima? Quando? No. No, no. Niente affatto. Allora posso venire alla sfilata? Sì, è vero. Io e Selina ci frequentiamo. Frequentare significa essere fidanzati? No, Chama, significa che stiamo mettendo le basi per un altro tipo di relazione. Tutto qui. Vi sposerete? No, non ci sposiamo, amore dolce. Dovete sapere che i rapporti che si stabiliscono tra persone adulte sono più complessi, mentre per voi bambini è tutto un grande gioco, mi spiego? Papà, non mi va di parlare di queste cose ora. Possiamo farlo un altro giorno? Spostati. Va bene, come volete. Grazie. Vi chiedo solo di farmi un grande favore. Dovete dare ascolto a Selina, soprattutto domani, quando ci sarà la sfilata. Lei si è impegnata molto affinché vada tutto bene, quindi è importante. Sì, papà, l'ascolteremo. Mi raccomando, ci tengo. Vi voglio bene, a tutti e tre. Buonanotte. Buonanotte. Non so se farà tutto quello che mi dirà Selina. La sfilata di domani è un evento molto importante e vorrei che andasse tutto bene. Sì. Le farà uno scherzetto. Io mi occuperò delle donazioni. Pensi tu alla sfilata? Posso affidarti questa responsabilità? Sì, sì, credo di sì. Voglio dire sì, certo, sì. Chi di voi mi aiuterà a farle uno scherzetto? Puoi andare. Ok. Permesso. E domani mi libererò di te, definitivamente. E domani vi prometto che ci divertiremo tutti un mondo. Scappando? Non sembri in forma per la corsa. No, non lo sono, ma ce l'ho fatta, giusto? Che fai per divertirti? Che c'è? Ho qualcosa di strano? Sì, certo. Hai stile. Trova qualcuno che ti voglia bene davvero. Credi che ne abbia bisogno? Guarda,
Abbiamo delle modelle professioniste, non ci posso credere, le ho sempre ammirate. Modelle professioniste, magre come un chiodo, mi fanno impressione, me l'hai vista? Ah, Carmen! Allora raccontami, dimmi che cosa ti ha scritto Angelo nella lettera, una poesia. No, veramente sono cose private. Sì. Oh, sono private? Sì, personali, sì. Oh, sono questioni personali e non voglio intromettermi, ma ho notato che anche Victor ti fa gli occhi dolci, mi sbaglio, eh? Signora Michelle, benvenuta, molto piacere. Faccia come se fosse a casa sua, la benvenuta, prego. Benvenuta, ma quale onore, Selina. Quale onore averti qui in ambasciata, è meraviglioso. Sì, so perfettamente quanto sia importante per voi avermi qui. Ma guardate che modelli meravigliosi, complimenti. Grazie. Sono grazie. Meravigliosi. E non potete immaginare quale gioiello ho preparato per il gran finale di questa serata. Oh, ho rapito una modella, non c'è nessuno nel vestito, scherzo. Questo vestito ha un valore inestimabile, c'è poco da scherzare. E viene custodito gelosamente, signorina. È il gioiello della collezione. Salve, parlavate di me? Tia Magnieri, la top model. Che onore. Sì, sono veramente felice di essere qui. E ho già la mia assistente personale. Certo, è Ninì la tua assistente personale. No, io dovrei dedicarmi ad altre cose, alla sfilata. E a soddisfare tutte le sue necessità. Sì. Tieni. Fermo, giù le mani, non ci provare neanche. Sbrigati, metti qui quegli insetti, sbrigati. Sì, eccoli. Sorpresa. Devi essere veloce, è quasi ora. E volevamo anche ringraziarla per questa opportunità che sta dando a Juan di collaborare con l'ambasciata. Non c'è bisogno di ringraziare, fate un buon lavoro e basta. Certo, farò del mio meglio. Bene, speriamo di non dovercene pentire. No. Non dimenticate che gli occhi del cancelliere sono puntati su di noi, chiaro? Vieni con me e ti presento il maître. Ambasciatore, volevo ringraziarla per questo favore e anche, insomma, per la lettera a Ninì. Prego, beh, com'è andata? Bene, bene, ha avuto un grande successo. E da quello che ho capito, quando sarà un po' più libera potremmo uscire insieme. E magari se usciamo insieme poi ci sposiamo. Ninì. Ninì, sei qui. Allora io vado da Juan, con permesso. D'accordo. Non credevo foste tanto amici con Angelo. Beh, sai com'è, Angelo è un ragazzo così carino, affettuoso. Lo consiglio come fidanzato. Fidanzato per chi? No, dicevo in generale, è una bella persona. Ah, sì sì, è una bella persona. Già, hai bisogno di qualcosa, Ninì? No, io volevo parlare un momento con la sua fidanzata. Con chi? Con Selina, sì, volevo parlare. Ah sì, ho capito, ma in realtà Selina non è esattamente la mia... ecco, è andata dal maître. Da chi? In cucina, da caposala. Ah, bene, allora vado a parlarci. Ninì? Sì? Buona fortuna. Ah, grazie, sto facendo davvero del mio meglio. Lo so. Permesso. Ops, attenzione, deve coprire tutta la scala. Questo serve per la presentazione. Ha mandato il vestito in sartoria per le modifiche. Scusate, i fiori dovreste... mettere quelli col gambo corto in basso, così. Così va bene. Grazie. Di niente. Le ragazze si stanno divano. Preparando. Divano. Ninì. Sì, sì, il tuo numero di cellulare. Non ho il cellulare. E non deve rimanere fuori. Ricordatevi di rimetterlo dentro se piove. Come mai non hai un cellulare? Avevi detto che ne avevi uno. Beh, non ce l'ho. E mi è caduto e si è rotto. Oh, che peccato. Che coincidenza. Sorpresa. Chi vuole un cellulare nuovo? Lo voglio io. Ecco, Ninì. Uno è per te. Stupendo. L'ultimo modello. Mi piace molto. Con la videocamera. Prendilo. Così sei rintracciabile. E so dove trovarti. Grazie, grazie davvero, signor Victor. È un pensiero stupendo, è favoloso, raffinato, elegante. Il cellulare, non lei? Sì, sì. Beh, anche lei è elegante, che c'entra, no? Non so quante volte ho chiesto un cellulare a sua sorella per lavoro. Mia sorella. Ma sì. Non mi ascolterei, Carmen? Credi che in questa ambasciata succeda qualcosa senza che io lo venga a sapere? No, certo. Selina ha una stazione radar per controllarci tutti. E voi due adesso avete due bellissimi cellulari nuovi pronti per essere usati. Grazie, grazie davvero, signor Victor. Che genio. Allora. Carmen, assicurati che siano stati assegnati i posti agli invitati. Vado. I fiori non sono sufficienti. Scrivo. Ne serve qualcuno in più. Fa accendere tutte le luci e chiama gli arredatori. E d'accordo, scusi, con quale priorità? Fa uno sforzo. Sbrigatela da sola. Questa è l'ultima possibilità che ti do per dimostrare che sei capace di fare le cose, chiaro? Sì. Allora, vado. Che sciocca.
È stata assolutamente un'idea splendida da parte degli addetti culturali di questa ambasciata, quella di invitare la grande stilista Michelle von Rook. Noi apprezziamo molto che abbia donato la sua ultima collezione a scopo di beneficenza, che ho l'onore di presentarvi stasera, grazie all'ambasciatore. Un applauso a Michelle von Rook. Un applauso, prego. Grazie, Michelle. Ciao. Allora ti diverti? Cosa ci fai qui? Mio fratello mi ha chiesto se potevo dargli una mano. E tu che fai qui? Non mi aspettavo di vederti. Mia madre ha tanto insistito, sai. Ah. Non potevo dirle di no. Io quando ho finito qui sarò libero. Se ti va, non so, più tardi potremo andare da qualche parte. Juan, no, per favore, no. Voglio vederti, Sofia. Mi manchi molto, ti chiedo di darmi un'altra possibilità, per favore. No, non posso, davvero, mi dispiace. Però hai fatto presto a farti altre amicizie. Juan, non è il caso. E come si chiama? Smettila, non mi sembra. Ci sono problemi, Sofia? No, mamma, lui è Juan, un amico. Amico? Mm-hmm. E sta lavorando qui? Non si preoccupi, non ci frequentiamo più con sua figlia. Prima vi frequentavate? Come mai no, non frequentiamo le stesse persone? Mamma, per favore, non posso rispondere. Uscivi con quel ragazzo? Come sarebbe a dire non puoi rispondere? No, vorrei godermi la festa. Spiegazione, Sofia. Posso? Come ti senti in veste di cameriere? Mi diverto. Non capisco, Sofia, certe volte è veramente insopportabile. Davvero? Sofia? Troppo volubile. Non innamorarti mai di una ragazza come lei. Apriremo la sfilata con un elegantissimo vestito da sera in tessuto nero lamè. Le applicazioni sono rifinite con fili d'oro. Poco potrebbe finire la festa. Perché? Che cosa hai fatto? Niente, rovineremo la sfilata a Selina. E perché volete fare questo? Così papà la manda via da qui, potremo... No, ascoltami, io sono responsabile della sfilata. Mi gioco tutto, sospendete ogni scherzo o ne pagherò le conseguenze. No, non è possibile, ormai è troppo tardi. Cosa avete fatto? Abbiamo messo degli insetti nei... Dove? Panini. Nei panini? E adesso faremo una breve pausa, così potremo assaggiare i deliziosi spuntini veloci che l'ambasciata ha fatto preparare per questa occasione. Prego, e buon appetito. No, aspettate, è ancora presto, nessuno ha fame, sarebbe meglio continuare la sfilata. No, va bene, andate pure. E sì, mi riprendi sempre, ma è lei che dovresti rimproverare, non ne fa una giusta, insomma. Non credere. No, non lo mangi, c'è troppa maionese. Cosa potrebbe risultare molto indigesto. E questo lo prendo io, aiutatemi, portate tutto indietro, togliete tutto. Ma non possiamo, quanto, riportate tutto in cucina. Sta già servendo. Come? E abbiamo messo il pepe sui fiori, farà starnutire tutto. Come? Ciao. Ciao. Non pensavo che saresti venuta, credevo che ti saresti annoiata troppo a questo tipo di evento. Sì, infatti, e siccome immagino che anche tu non ti diverta, ti farò compagnia. Ma la prossima volta mandami l'invito, lo terrò come ricordo. Certo. Sto bene? Sei stupenda. Posso farti visitare la mia... insomma, la mia casa, che, come vedi, è un luogo di pace, più o meno. Perché dici così? Ci sono i tuoi fratelli, dovresti stare bene qui. Sì. Sono elegante? Sì. Molto. Prendete, prego, un fazzoletto. Orazio, che cos'è questa confusione? Me lo spieghi? Veramente, signore, io non so, forse un virus. Senti, come mai un'ambasciata organizza una sfilata? Per beneficenza. Un succo di frutta? Ciao, non credevo che Lola venisse a fare la bella statuina. Non è divertente, Sofia. Sai, mi sembravi un pesce fuor d'acqua e mi sarò sbagliata, scusami tanto, Lola. Quando mi hai invitata c'eri anche tu, non te lo ricordi? Ah, già, ma forse si è dimenticato di dirti che è una serata elegante. Smetti, Laura, basta. Di che parlate? Dicevo solo che Lola qui non c'entra niente. Mi arrabbio o la ignoro? Meglio che sto zitta, siamo a casa tua. Per rispetto a te la ignoro. Dov'è un bagno? È laggiù, la prima porta, proprio di fronte. Ciao. Mi spieghi perché tratti tutti così? Potrei rispondere, ma credo che ti stiano chiamando. Qualcuno forse vuole bere. No, aspetta. Ciao. Juan.
Sai, non mi piace affatto il tuo atteggiamento. Guarda che io lo sto facendo per te. A tuo padre non piacerebbe sapere che li frequenti. Tu sei nella testa di mio padre? No, ma tuo padre e mio padre sono uguali e ti assicuro che nessuno dei due approverebbe le tue amicizie. Ascolta, vorrei che tu capissi una cosa. Non mi piace per niente come ti stai comportando, è chiaro? È chiaro. Ma che fai? Mi piace quando ti arrabbi, lo sai. Ci possono vedere. Sei preoccupato che ci veda Juan o Lola? Nini? Victor! Stai molto bene stasera, te l'ho detto? No, non mi pare, Maura, scusi, ma ho la testa da un'altra parte. Sei bellissima. Bene, grazie. E quelle sono... Ma perché stai aprendo tutti i tramezzini? No, sto solo controllando che le olive siano snocciolate. Se non fosse così sarebbe... Devo fermarla, permesso. No, non lo faccia, no. Le consiglio di non avvicinarsi a quei fiori perché sono carnivori. E poi è da ieri che non mangiano e potrebbero morderla. Ora mi scusi, ma devo andare di corsa in bagno, torno subito. Nini, cerca di calmarti, sei troppo agitata. Sì. Scusi, so che bisogna mettersi la mano davanti alla bocca, ma non... Io... Ti sta sfuggendo di mano la situazione? E come lo sai? Io non l'ho detto. Beh, si vede. Maura, calmati, devo andare di corsa in bagno. Rilassa. Sì, va bene, mi calmo. Cerchiamo di mantenere i nervi saldi. Ora vai in camera mia e prendi l'assegno che ho preparato da dare a Michelle alla fine della sfilata. Sì. L'ho lasciato lì. Ma prima ho una cosa più urgente. L'unica urgenza è fare quello che ti chiedo. Okay. Sbrigati. Non credo di sopportare tutte queste emozioni. Ma dov'è? Va bene, la cerco dopo. Ora devo andare al bagno. Molto bene, brava. Hai fatto come ti ho detto. Perfetto, facciamo vedere a Tomas come l'impiegata modello Nini sparisce proprio quando c'è più bisogno di lei. Che succede? Aprite! Aprite la porta! C'è qualcuno lì! Aprite! Ah, aspetti! Non posso aprire, non c'è la chiave. Aprite! Sì, fatemi solo un minuto. Qui. Torno subito, vado a cercare aiuto. Mi potete aprire? Adesso possiamo ammirare uno splendido vestito per le occasioni importanti di seta turca con pietre preziose. E ora è la volta di un abito rosso, semplice ma al tempo stesso elegante, con un fiocco centrale illuminato dagli strass. Ma dove è finita, Nini? L'ho mandata in camera mia a prendere un assegno, non in banca a fare un prelievo. Signorina Selina, la prossima è Pia che sfilerà con l'abito da sposa. Allora vado a certarti che sia pronta. Vado. Abito nero in lana pettinata, lucido e morbido. Scollatura con nodo dietro il collo, taglio a goccia. Due capi in lungo, adatti per le grandi occasioni come una notte di gala, un cocktail, una serata elegante in casa di amici o una cena romantica. La versione giovanile di questa collezione la presenta Carolina, con un bel vestito blu abisso, un abito veramente raffinato, doppio strato di chiffon di seta molto scollato. Allora, Angelo, ci riesci? Non ci riesco, ma con un po' di pazienza si è... No, fiducia in te, ma perché non provi con un fil di ferro o con un'altra cosa? No. Volete aprirla? Buttatela giù, io devo andare a sfilare! Devo fare attenzione, se poi la rompo... Ma è una soluzione, se la rompi almeno esce. Aspetta un momento... Angelo, se non apri questa porta, rischi di perdere il posto, quindi dai, sbrigati, per favore! Sai, dovremmo controllare le nostre agende per vedere quando possiamo uscire insieme. Non usciremo insieme, soprattutto se rimango senza lavoro. Che cos'è? Che cos'è? Non lo so, è il tuo cellulare. Ah, ecco. Carmen! Ciao, Nini, hai visto la modella Pia? Sì, è qui, proprio a un passo da me. Ah, molto bene, puoi dirle di sbrigarsi, tra due minuti tocca a lei. No! Carmen! Ah, ha detto che tra soli due minuti è il turno di Pia, deve sfilare! Va bene, come tranquilla, si fa? Ora ci penso io. E allora? Oh, stai bene? Sì, ci riprovo? No, Angelo, non c'è soluzione, perderò il posto. Nini, sì, invece c'è, mi è venuta un'idea, so qual è la soluzione. Allora, mi aprite!
È il momento più atteso della serata e mi permetto di chiedere al padrone di casa di venire qui. L'ambasciatore Thomas Parker, per favore, venga qui con me a presentare l'ultimo abito della collezione. Quest'ultimo modello è un vero gioiello. L'ho preparato esclusivamente per questa occasione ed è un capo di alta sartoria che è stato realizzato in shantung di seta europea con alcune applicazioni di pietre preziose ed è stato cucito interamente a mano. È la mia opera migliore. Lo presenterà una grande celebrità, la favolosa top model Pia Manieri. Nini! Ma Nini è la sposa? Che ne pensa di sua nipote? Splendida! Una faccia tosta! Sì, ha davvero una bella faccia tosta! Papà sposerà Selina, ma quella vestita da sposa è Nini? Oh no! No! Non ci posso credere! Il vestito meraviglioso! Nini, Nini, va tutto bene? Sì, mi dispiace, la prego, mi perdoni, scusatemi. Le faccio portare una camomilla, madame? No, dell'acqua va bene. Sì, io le chiedo mille volte scusa. Quello che è accaduto poco fa è un incidente assolutamente imperdonabile. Selina, mi spieghi per favore che cosa sta succedendo qui? È solo passato l'uragano Nini. Perché è cambiata così tanto? Lei è sempre stata uguale. Sei tu che volevi vederla diversa. No, era un'altra persona, davvero. Era semplice, più alla mano. Deve essere stata influenzata dalla madre. Oh, la mia amica del cuore! La mia amica, come stai? Che cosa fai? Non posso essere... È una mia impressione o se ne stanno andando tutti? Dove sono finiti gli invitati? Non saprei, ma è vero. Martin, sì? Mi ha detto Sofia che state diventando buoni amici, mi fa molto piacere. Buoni amici? Ma se sono come cane e gatto. Come? Per lui non è così, no? Sofia? Glielo dici tu o lo faccio io? No, no. Martin e io ci frequentiamo. È il mio fidanzato. Ti rendi conto che questo avrà delle conseguenze gravi? Santa Juliana sarà messa in ridicolo per colpa tua! Mi scusi, volevo solo aiutare, non l'ho fatto di proposito. Cosa hai fatto a Pia? L'hai minacciata? Per caso l'hai legata a una sedia? No, no, niente di tutto questo, è solo chiusa in camera sua. Chiusa? Aspetta un minuto, aspetta, lasciami pensare un momento. Tu hai chiuso a chiave Pia nella mia stanza. E così sei stata tu, eh? No, no! Sapevo che eri furba, ma non immaginavo che saresti caduta così in basso, Nini. E perché l'hai fatto? Scusate, Nini non ha nulla a che fare con questa storia. Ah, non c'entra niente. Ha chiuso Pia nella mia camera per poter indossare il vestito durante la sfilata. Ha messo gli insetti nei tramezzini e il pepe sui fiori. Togliti quel vestito, togliti quel vestito. Finirai per rovinarlo, per favore. Grazie. Perché l'hai fatto? L'hai fatto per farti pubblicità, eh? Per farti pubblicità! Terrificante, davvero terrificante. Nini, come ti è venuto in mente di sfilare? Non sai neanche camminare con le scarpe... con i tacchi. Oh, Nini. Nini. Mi dispiace. Lei ha avuto fiducia in me e io invece l'ho delusa. Ma non era mia intenzione, davvero. Mi dispiace. Non parliamone più. Per favore, mi perdoni se le ho dato dei problemi. Ma ti rendi conto che me ne dai in continuazione? Tu non fai altro che combinare dei guai. Mi scusi, combino guai perché sono così. Sei impacciata, sei imbranata, sei immatura, sei insicura. Fai tutto in modo sbagliato, tutto sbagliato. È per questo che io non capisco perché mi piaci tanto. Chi
Non hai dignità, amico, non hai nessuna Juan, dignità. Qui no, lasciami, siamo no, nel mezzo lascio, di non ti lascio, non ti lascio, non è questo capito, il momento per le spiegazioni, lasciami, basta! Qua, ma cosa stai facendo? Che ti salta in mente? Martin! Ma dai, Nicolas, rilassati, rilassati. Tanto qui siamo da soli e poi io me ne sono accorta, sai? Cosa? Di tutta questa complicità tra di noi. Tu te ne sei accorto? È evidente, sì. Nicolas. Nicolas, sì, tu, no. Ti prego, non mi respingere, no. Non mi respingere. Rendi il mio ti sorriso prego, smagliante, no, ti prego. No, basta. Sai che ti dico? Lo rifarei, rifarei la stessa cosa. Non mi interessa perché Juan non lo sopporto e lui non sopporta me. A causa sua, per poco, non si scatenava una rissa. Mi piacciono tutte e due e allora... Non ti è mai successo di trovare un'altra donna che ti piace così tanto da doverglielo dire? E poi mi occuperò di Nini. A Nini non farai niente. Se le torcerai anche solo un capello, dovrai vedertela con me, tutto chiaro? Non ho capito, Victor, mi stai minacciando? Prova a immaginare se il tuo Tomas venisse a sapere il segreto della tua bambina. Come? Quale bambina? Di che stai parlando? Tu sapevi tutto. Che cosa? Sapevi che Martin era interessato a tutte e due, sapevi di Sofia e non me l'hai detto, vero? Lo sapevi o no? Ho trovato tracce del disastro avvenuto durante la sfilata. Cos'è questo? Dove l'hai trovato? Nella stanza dei suoi bambini. E non solo, signor ambasciatore, ho trovato anche questo oggetto. È per questo che è caduta. Le assicuro che sono caduta da sola, sono maldestra. Non era contro di te, papino, era contro Selina. Contro di me? E si può sapere perché? E questi? Sei sempre lo stesso, vero? Tu chiudi la bocca! Non me ne starò zitto, Tomas. Ti dirò esattamente quello che penso e tu adesso mi ascolterai. Perché un uomo che dice di essere un padre onesto e pretende di essere un esempio ora, per calma. Tutti noi continua a dare spazio ad una chiudi donna come quella bocca. Che nessuno di noi sopporta! Vattene! Vattene da questa ambasciata adesso! Che hai detto? Sto dicendo che tornerai a Santa Juliana! Sono stato chiaro? Sì, è per il figlio maggiore di Thomas Parker. Sì, sì, gli dovrà essere accordata un'uscita solo un giorno al mese. Esattamente, proprio così, grazie mille. Salve. Non hai perso tempo. Il primo problema è risolto, ne rimangono altri tre. Non puoi andartene adesso che le cose iniziavano ad andare per il verso giusto. E poi che succederà se non dai gli esami? Niente, e poi a chi interessa in realtà? A tutti interessa, Martin. Vuoi andartene così, senza nemmeno lottare? Non è giusto, tu devi combattere. Hai parlato con Lola? No, né con Lola, né con Sofia, né con i ragazzi. Ormai non mi sopporta nessuno. Nessuno vuole parlare con me. Questo succede quando si ha il piede in due staffe. Perdonami. Ti prego, io ti giuro che non volevo fare del male a nessuno, tantomeno a te. Perdonami. Sì, ma l'hai fatto. Non ti importa che io me ne vada? No. Meglio stare lontani da tipi come te. Perché vuole che se ne vada quando in realtà non vorrebbe che se ne andasse? Adesso non ha importanza quello che voglio io. Quello che mi interessa è solo il bene di Martin. Lui deve imparare che nella vita non può fare quello che vuole. Capire che ci sono dei limiti. Lui è davvero pentito. E perché non lo dice? Perché non lo dice a me? Perché è difficile chiedere scusa. Potresti insegnarglielo tu. Sei una specialista in questo. Nicolas e Nini. Nini torna domani alla stessa ora su Boing.